che se deve fare per campare. Mi sono addobbata. Andate pure dall'altra parte. E con la mano sinistra andiamo a spingere sull'esterno della coscia destra. Torna al centro. Allora, stendo le gambe poco più avanti, quasi stendo, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, fatelo bene, appoggio, espiro. Queste 4-5 trazioni fondamentali vanno fatte tutti i giorni. Il messaggio che voglio che vi passi è che ci sono alcune cose che sono fondamentali per il benessere della vostra schiena e che vanno fatte per forza tutti i giorni, ma anche quando non venite qui, Se volete stare bene davvero e mantenere il tutto elastico, morbido, ragguardatevi sempre. Inspiro, sollevo. Dovete considerare la colonna vertebrale come, che ne so, come vi curate i capelli. Signora Montini, è vero o no? Ok, divaricate leggermente le gambe e scendete con un ginocchio dentro l'altro. Anzi, voi siete già più bravi che da adesso a 10 giorni comincia la corsa ai regali, al panettone, le lenticchie, il cotechino, pane, pane, il padal figlio di lasagne, la pasta, la paschisarde, la cosa. Quindi muovete un ginocchio dentro l'altro, siete già bravi, perché poi altrimenti vi vedo il 2 gennaio, belli, mia nonna diceva, bello chieno chieno, bello chieno chieno, soddisfatto insomma, mi raccomando. Vi fermate a destra, finiamo lo stretch. Ok, torno al centro e da questa posizione facciamo un anti-retro sollevando i glutei, quindi sollevo, inspiro e riappoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro. Sollevo, inspiro, appoggio, espiro. Sollevo, inspiro, appoggio, espiro. Continua. Ok, e stop. Prendiamo il collo del piede destro, lo spingiamo con il piede magari già sul quadricipite sinistro. Thank you.
Andiamo dall'altra parte. E scendo. Allora, braccio fuori all'altezza delle spalle, i talloni vicini ai glutei, accavaliamo la gamba a sinistra sulla destra completamente e scendo con tutto l'accavallamento alla nostra destra. Torno al centro e lo stesso accavallamento con lo stesso scendiamo a sinistra. Quindi le braccia sono fuori all'altezza delle spalle, palmi delle mani a terra, l'avambraccio a terra e torno. Adesso tutto l'accavallamento così com'è chiuso, lo prendo e lo porto al petto. Scendo, riportiamo le braccia fuori all'altezza delle spalle, cambiamo l'accavallamento. Accertatevi di avere il tallone sinistro vicino ai glutei, accavalliamo completamente, chiudo le gambe e scendo a destra. Torno al centro e con lo stesso accavallamento andiamo dall'altra parte. Cercate di sfruttare sempre al meglio queste trazioni, nel senso che la trazione che sentite dal fianco, quindi da questa fascia fino alla fascia lata, quindi a tutta questa parte, dovete tenerla senza forzare, dovete cercare di gradualmente aumentarla. E soprattutto, cosa che voi non fate nemmeno durante lo stretching, è cercare di ripristinare una respirazione normale, quindi circolare. Dovete proprio concentrarvi su questo. Guardate che io per fare una prova, per provare su di me, esattamente io faccio così per capire se io vi insegno bene. Io delle volte mi metto a casa e ascolto quello che io dico durante i video, no? Voi davvero non avete nessun motivo per essere distratti quando io vi parlo, oppure non avete nessun motivo per non fare quello che e vi dico. Torno al centro, prendo tutto l'incrocio e lo porto al petto.
Io adesso se vi controllo, non state respirando bene. Diciamo che non siete sufficientemente aperti a una buona ossigenazione. Non lo fate in maniera sufficiente. Lo fate... un po' non è nemmeno colpa vostra, è fisiologico, nel senso che non ci pensate mai, non lo fate mai. La postura che assumete è quella tipica di chi fa fatica veramente, respira un terzo rispetto a quello che potrebbe fare. Ok, appoggio. Allora, iniziamo. Rilasso le braccia, le portiamo più o meno a 45 gradi rispetto alla linea del busto. Appoggiamo i piedi. Io non mi tolgo le calze perché sennò congelo, però io ve lo faccio vedere in questo modo, così almeno capite bene. Dobbiamo lavorare sull'avampiede. Allora, lavorando sull'avampiede, noi agiamo su tantissimi centri e punti energetici, su tutta la linfa del vostro corpo, sull'acqua, sul microcircolo, ed è anche un modo per stimolare meglio l'addome rispetto a quando avete un appoggio completo. Ok, allora se io appoggio l'avampiede in questo modo, riesco a lavorare meglio sulla cintura di forza. Rilasso le braccia, stendo in alto e torno. Il lavoro deve essere molto controllato e le dita dei piedi appoggiano poco. Uno e giù. Ciao, due e giù. 3, sei tornata, e giù, 4, prego, e giù, tappetino, allora aspetta che lo vado a prendere. Ecco, guarda, mettiti vicino alla barba Shinohana, che se hai sete c'ho la bottiglia pronta. Che lì vai sicura. Poi se non vedi me, guardi lei. Basta. La conosci? Condoglianze. Allora, adesso mi segui, sono tra lo stretching e sto iniziando, eh? Quindi... Sì. Quella difettata. Sì. Alza la mano. Fai piano. E respira bene. Uno. Appoggio. Due. Appoggio. 3, appoggio, 4, appoggio, 5, appoggio. Forse dovrei togliere il cappellino. No, perché chi mi conosce, ma se viene uno nuovo e mi vede col cappellino, diventa un po' poco credibile. 1, e giù, 2, e giù, 3, e giù. Anna, com'è andata poi la schiena? Meglio? Quindi mi devi uscire 50 euro. Giusto? Eh? Sì. Anna, no, lasciala lavorare, eh. Lavorate adesso, per favore. Poi dopo, finita la lezione, 4, giù, 3, giù, 2. Allora, vedete che ogni volta che solleviamo la gamba, spingiamo la zona lombare. Vi siete resi conto che tutto questo non è altro che una specie di piccolissimo automassaggio, un'automanovra piccolissima per spingere la zona lombare giù, la schiena sul piano rigido. Espiro, inspiro. Adesso, guarda. Continuiamo con questa che si chiama percezione del bacino, però spingiamo in avanti le gambe in questo modo, parallelamente a terra. E 1, appoggio, 2,
appoggio, 3, appoggio, niente, devo rimettere il cappellino di Babbo Natale, 4, grazie per i croccantini, devo venire a prendere il disabituante, appoggio, 4, giù, 3, giù, 2, giù, 1, ancora e 8, giù, 7, giù, 6, giù, 5, 4, 3, 2, 1. Se continui ad appoggiare solo le dita, ti rendi conto che è la cintura di forza che fa scendere e risolleva lentamente. Adesso guarda il sollevamento. 1 e giù. 2 e giù. 3 e giù. Adesso guardami un attimo, guardami. Guarda, io arrivo qui e faccio questo cambio. Ok, rimango in sospensione durante il cambio per tentare di fare in modo che sia da qui il lavoro. Giù e su e giù e su e giù e su e giù e su e 8 7 6 5 4 3 Guardate che è importante che lo facciate bene. 2 1 e stop. Appoggio adesso la gamba sinistra, stendo la destra, porto l'anca in extra rotazione, guarda il mio piede, oscillo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, porto dietro le braccia e apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, 8, 7,